Diciamolo pure, l'episodio 1062 di One Piece è riuscito davvero a colpire gli appassionati della serie. Secondo molti è uno degli episodi migliori mai realizzati. Ma quali sono i 10 episodi più votati della serie? Scopriamolo attraverso IMDb. Lo commenti anche tu. Salve a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale per questo nuovo video dedicato a One Piece. Prima di cominciare iscriviti al canale e attiva la campanella per non perdere i prossimi video. 1062 episodi sono davvero tantissimi, è davvero difficile tra questi eleggerne 10 migliori. Nonostante questo però, il criterio utilizzato per questo video è quello di mostrare quei 10 che hanno ottenuto i punteggi più alti su IMDb. Cominciamo dal decimo posto, abbiamo l'episodio numero 974, intitolato L'Oden deve essere bollito, con una votazione di 9,7 su 10. In questo episodio assistiamo all'esecuzione di Lord Oden, assistiamo al momento in cui dice ai foderi rossi di aprire il paese di Wa al mondo esterno. Accettate il suo destino, Oden dice addio ai suoi cari e muore ucciso da Kaido. Alla nona posizione abbiamo l'episodio 405 intitolato Un duro colpo, votato 9,7 su 10. Orso Bartolomeo separa i Mugiwara utilizzando i suoi poteri. Ruffy, rimasto da solo, inizia a disperarsi per non essere riuscito a salvare i suoi compagni. Mentre piange, ripensa ai momenti più importanti che ha vissuto con loro. Infine, Orso colpisce anche Ruffy e lo scaglia lontano. All'ottavo posto c'è l'episodio 965, dal titolo Si incrociano le spade, Roger e Barba Bianca, con una votazione 9,7 su 10. In questo episodio vediamo i pirati di Barba Bianca sbarcare su un'isola dove trovano i pirati di Roger. Vediamo Oden che attacca Roger, ma quest'ultimo riesce a respingerlo con facilità. A quel punto interviene pure Barba Bianca e inizia il suo scontro con Roger. Alla settima posizione abbiamo l'episodio 377 dal titolo Gesto eroico, con una votazione di 9,7 su 10. Zoro chiede a Orso Bartolomeo di prendere la sua vita al posto di quella di Ruffy. Orso accetta la sua richiesta ed estrae tutto il dolore e la fatica provata da Ruffy durante l'ultima battaglia, inglobandola in una sfera. Zoro entra nella sfera e riesce a sopravvivere nonostante le atroci sofferenze. Sento ancora la pelle d'oca per questo episodio. Al sesto posto c'è l'episodio 808 dal titolo Il duello più triste, Ruffy contro Sanji, parte 2, con un voto di 9,8 su 10. Ruffy rifiuta l'idea che Sanji pensi veramente quanto dice, ma questi comincia a colpirlo per scacciarlo. Ruffy tuttavia rimane a subire i colpi dell'amico finché non crolla a terra. Mentre Sanji si allontana, Ruffy gli grida che rimarrà lì ad aspettarlo e fino ad allora farà uno sciopero della fame. Seppur in lacrime a queste parole, Sanji decide di proseguire in viaggio con la sua famiglia. Al quinto posto abbiamo il recentissimo 1062 dal titolo Lo stile a tre spade del re conquistatore, Zoro contro King, con voto 9,8 su 10. Dopo un feroce scambio di colpi, Zoro riesce infine a sconfiggere King. Nel corso dello scontro ci viene mostrato il momento in cui King incontra Kaido e Zoro ripensa a quando promise al suo capitano che non avrebbe perso nessuno scontro. Questo episodio negli scorsi giorni si era imposto come primo nella classifica, con una votazione di 9,9 su 10. Purtroppo di recente ha perso qualche voto e adesso lo troviamo alla quinta posizione. Passiamo alla quarta posizione. Troviamo l'episodio 1017 dal titolo Una raffica di tecniche devastanti, l'impetuoso assalto della peggiore generazione, con voto 9,8 su 10. Ruffy e gli altri sferrano a Kaido una serie di colpi riuscendo a ferirlo con tecniche che lo colpiscono dall'interno. Ma vediamo Big Mom contrattaccare colpendoli con una serie di fulmini. Ruffy, essendo fatto di gomma, ne esce indenne e attacca nuovamente Kaido con una raffica di pugni. Adesso entriamo nella top 3. Vediamo un po' cosa ci aspetta. Al terzo posto abbiamo l'episodio 485 intitolato Un lungo addio, con voto 9,8 su 10. Ebbene sì, si tratta proprio dell'episodio in cui Barba Bianca muore. E prima di morire dice che l'uomo che Roger stava aspettando sicuramente non è Barba Nera e che il tesoro One Piece esiste. Barba Bianca aggiunge pure che quando qualcuno lo troverà, il mondo sarà totalmente sconvolto. Curiosi di sapere la seconda posizione? Scopriamola subito. Abbiamo l'episodio 483, dal titolo Alla ricerca di una risposta,
con voto 9,8 su 10. Ace è stato colpito da Akainu. Ruffy chiede disperatamente a tutti di aiutare il fratello, ma gli altri si rendono conto che non c'è più nulla da fare. Ace, dopo aver ricordato la sua infanzia, ringrazia tutti per avergli voluto davvero bene ed esala così l'ultimo respiro. Ruffy, sconvolto, scoppia in un pianto disperato. E adesso ci siamo! Vediamo un po' quale episodio si impone come numero 1. Rullo di tamburi! Si tratta dell'episodio 968, dal titolo Nasce il re dei pirati. Fine del viaggio, l'ultima isola. Con voto 9,8 su 10. Raggiunta l'ultima isola, Roger e la sua ciurma scoprono la verità sul secolo buio, le armi ancestrali e la D, reagendo con una fragorosa risata. Per questo motivo battezzano quell'isola come Rough Tail. E siamo giunti alla fine. Come possiamo vedere, al momento 5 episodi su 10 sono della saga di Wano. Da qua alla conclusione della saga, questa classifica potrebbe essere stravolta, perché altri episodi di questa saga potrebbero ottenere delle posizioni importanti. Mentre, come avete visto, due episodi della top 3 riguardano la saga di Marineford. Si sa che la saga di Marineford sia una delle più apprezzate di sempre, e a quanto pare anche Wano ormai sta lasciando il segno. Ma voi ragazzi cosa ne pensate? Siete d'accordo con questa classifica? Fateci sapere le vostre opinioni indicandoci quali sono secondo voi gli episodi migliori. Se non una top 10, magari scrivete la top 3 dei vostri episodi preferiti, migliori, che per voi raggiungono una posizione speciale. Qui ci sono solo 10 episodi e sono senza dubbio tutti 10 episodi molto belli, ma ragazzi sappiamo benissimo che ci sono davvero tanti altri episodi che sono riusciti a farci emozionare un sacco. Ce ne stanno di episodi ovviamente che rimangono impressi nei nostri cuori, come la marcia ad Arlong Park, come il suono della campana d'oro, come il pugno al drago celeste durante la saga di Sabaudi e così via. Quindi sbizzarritevi e lasciateci i vostri commenti. E con questo è tutto. Se questo video vi è piaciuto mettete un bel like, seguiteci su Instagram e iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video. E perché quando Robin dice io voglio vivere? Tutti lì davanti agli esponenti della CP9 con Sogeking che brucia la bandiera. Alla prossima! Alla prossima ragazzi!